Quanto siamo stronzi da 1 a 10 il titolo? Bene, bene, bene. Dai, di qualcosa. Di qualcosa. No, sei tu quella che devi parlare, ciccia mia. Sei tu quella che Palle. parla a raffica. Va bene, allora spieghiamo dove andiamo oggi. Direzione di oggi, Spluga, giusto? Sì, Svizzera. Ok. In Svizzera, dove tu hai Hai messo messo. il DB killer che andiamo in Svizzera? Cosa? Hai messo il DB killer che andiamo in Svizzera? Sì, ne ho messi due, tre. Infatti ne due discarichi. Vabbè, comunque, io ho messo la retina così siamo sicuri che non mi rompano le palle. E niente, mo stiamo andando a Turbigo a raccattare uno. Chi è quello di Turbigo? Allora, premessa. Prima uscita di gruppo serio, dovremmo essere in 8-9, compreso mio padre. Ma non conosciamo nessuno, giusto? No, zero. Perché non conosciamo nessuno? Che cazzo ne sto Perché la gente mi scrive su Instagram uscire e io dico di sì. Beh, quindi a Turbigo ci uniamo a questo ragazzo che ci porta Vanzaghello a prenderne altri, colazione e tappa a Como. Como raccattiamo gli ultimi e si parte, E ci partirà un seriamente. capitale. Sì, diventeremo poveri anche oggi, con non so quante multe prenderemo, vero? Speriamo di no. Vabbè, noi siamo già d'accordo che se ci fermano gli sbirri facciamo fermare quello con la moto tutta tamarrata. Chi è Riccardo? Quello no. Riccardo, sì. Riccardo. Vabbè, dai, ci risentiamo quando la strada diventerà un po' più interessante. Quindi? Spegniamo. Allora, l'appuntamento era alle Dai, non incominciare a fare il alle 8:40. Noi siamo arrivati 8:35. Cos'è che ci ha detto il ragazzo lì? Non ho capito un cazzo di quello che ti ha detto. Quando hai un fidanzato con cui tu parli e lui non ti caga perché deve guardare le sue moto. Sì, ma io stavo facendo un vlog che ho detto di qua con Jonas. Ho detto, noi arriveremo un pochino tardi perché noi siamo soliti a fare ritardo. Invece, non fate Mi ci siamo gravi. venuti mezz'ora prima. Bene, bene, bene. Dopo 10 ore stiamo andando a Vanzaghello a prendere altri. Stiamo già facendo un bel drittone di prima mattina. Sono dietro di voi, non sono così Lo lontano. so, ma io mi preoccupo, lo sai. Ma di cosa ti preoccupi che sono qua? Porco. Devo andare in giro con uno peggio di mio padre. Lui si preoccupa. Ma questo non mette le frecce, non mette un cazzo, Non però. so neanche se non ce l'ha neanche le frecce. Bello sto barretto. Questo Suzuchino mi piace. Come ti trovi con queste gomme qua? Ah, Da fredde non tengono lo molto. so. Quando vanno bene in temperatura fai quei cazzi che vuoi, invece da fredde è come non averle. Ok, bene. Allora, oggi siamo tantini, eh? Riccardo, Pietro, Stefano, la ragazza non mi ricordo, Gaff, Marica e Riccardo, due Riccardo ci sono. Bene, bene. Ovviamente io sono la più lenta. Ok, dove siamo qua, Batti? Sì? Lo so, registro io. Ah, Como, bene. Vabbè, stiamo andando a Como a recuperare il papino della signorina Caldarini.
che sarà lì, è già lì da un'ora che aspetta, poverino, ci farà il culo a strisce. Mamma che bordello. Minchia, come proprio un maciame, oh. Bella, ma è un maciame. Oh, Olimpino. Dove cazzo è Olimpino? Va bene, siamo arrivati a Como. Oh. Recuperiamo il papino. Eccolo lì. Dottore. Comincia a fare il buffo. Comincia a fare il pagliaccio, sicuro. C'era il fresco. Chi è lui? Lui è quello che ci dà la merda ora, sicuro. Eh? Ora oggi ci dai la merda, sicuro. Sicuro, sul lago non lo so, ma su montagna di certo. Non mi sta. Che buffone! Buffonazzo! Vamos! Ma che bello il lago di... Che cazzo di lago è questo? Lago di Como? Sì. Ma che bordello c'è? Eccoci qua al lago di Como. Un bel panorama. Basta, da qua ci siamo tutti. Ci siamo tutti, si può partire verso lo Spluga. 3 ore. Io domani non posso neanche mettermi in mutua. Ho il corso di Eni. Questa parte qua è meglio non metterla nel video. Dove parli della mutua. Io sì, se voglio mi metto in mutua e me ne sbatto anche i coglioni. E lo metto anche sul video. Per forza tu non fai un cazzo. Tu vieni pagato a fare niente, mica come me che ho una produzione da portare avanti. Io faccio servizio pubblico, cioè piccoli accorgimenti faccio, così dicono, però... Brava, corri, corri! Ma dietro mi manca un po' di gente. Povero, tu sei un pagliaccio. Il gruppo si è già diviso. Sti cazzo di sbirri. Io li sorpasso ora, me ne sbatto i coglioni. La sai la... la roba di Alessandro Manzoni lì. Quel ramo del lago di Como che volge a est tra due catene montuose, non me la ricordo più. Ma dove cazzo va mio padre? Lo devo già sgridare mio padre, eh? Guardalo! Bella la strada, peccato che c'è un po' di traffico, ci sono delle belle curve qua. Porcino, allora come va? Che pinzatina, eh? Quanti bei bikers! Sono emozionata. È buona educazione salutare tutti e quelli che non ti salutano vaffanculo. Bravo. Questo è un bel panorama. L'hai inquadrato il Ciccio Bonzo? Il Ciccio Bombo chi è? Quello che c'era sul lato della strada nudo. No, no, non ci ho fatto caso, c'era un Ciccio Bombo. Occhio! Sette Dranguil. Non è che mi è piaciuto molto, eh. Faremo una bella compilation
di video in cui tu mi dirai occhio, attenta, buco, sabbia. Buccia di banana per terra. Occhio, testa di cazzo. Che maciame! Ottimo. Allora, pizzoccheri, tu cosa hai preso? Roast beef e patate. Più ciccione. Pasta e quattro formaggi. Cosa hai preso? Allora, io ho preso pasta e quattro formaggi, pollo e... c'è lui che... Dica, capo. E poi naci. Grazie. L'acqua ovviamente l'abbiamo rubata. Mio papà fa i sete, no, l'abbiamo rubata. Oh. Mo' aspettiamo gli altri che arrivano. Buon appetito. Buon appetito. Passo Spluga, sei pronto? Eccolo lì il cartello. Passo Spluga aperto. Bella. Orcino, sto registrando anch'io il passo dello Spluga. E si sale drastico. Si sale drastico qua. Poi ci vuole un bel bicilindrico, 1000. Povero porcetto. Stai attenta, mi raccomando. Farmi venire l'ansia. Oh, tuo papà via, va, bastardo. Minchia, ha perso il culo, eh! Eccoli! Questo l'ho fatto veramente brutto. Sì, ma allargati un po', fratello! Cioè... Ah! Cazzo! Brutto! Ho detto che c'è una curva a destra che entra nella cittadina, si stringe. Ho detto che quando mi prendo male. Andare.
Allora, impressioni su questa bella valle Valspluga qua. Strada, boh, niente di spettacolare, il posto è bello, però a livello di strada per stradali, bah. È una strada per passeggiare questa, e non per fare i fail come faccio io. Cioè, il posto è bello, per carità, però, boh. Ma quella curva bella a sinistra, quale cazzo era? Era quel curvone che abbiamo fatto, Era quella merda lì. E mi sono presa male. Perché? Sono andata dritta. Hai fatto dritto? Ho fatto un bel drittone perché si è fermata la macchina, poi mi sono presa male, basta. Sono andata a 20 all'ora. Mi sono presa male, basta. Perfetto. Bello il panorama però, dai. Fermi al posto di blocco. Tra tutti e tre chi ha preso la multa? Il vecchio. Cosa hai fatto? Oh, sono passato la macchina ferma. Non si sorpassa, guarda il cartello là. Guardate il cartello. Segnaletica verticale conta più di quella orizzontale. Più di quella orizzontale. E niente. Vabbè, dai, è andata bene che l'ha presa solo lui. Anche te. Sì, mi fa, visto che siete padre e figlio, vi do la multa a metà. Ma che... detto, guarda che lei non ha passato fra lì. Che eccoci qua. La spazzatura rispecchia quello che siamo in questo momento. Basta. Non voglio più andare in moto. Non oso immaginare chi è rimasto senza benzina. Cioè, già la giornata è andata di merda. Col traffico tutto. E tu decidi pure di non far benzina e scannare in autostrada? E tu hai detto scanniamo e... Io scannavo, sono arrivata a 202. L'accendino, dai l'accendino, no? No, adesso ti prendo i cazzettoni che li pubblichiamo su YouTube. E poi dicono che la palestra non serve a un cazzo. E vabbè. Questa giornata è finita... No, è iniziata male. Ed è finita male. Siamo disidratati. Abbiamo tanta sete. Anche la tua moto ha tanta sete, vero? Anche la tua moto ha tanta sete. Niente, aspettiamo i soccorsi sperando che arrivino. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Bello mio!